momentanea di Polint, che opera nel settore chimico, e vorrei sapere perché è nata l'esigenza di un nuovo tipo di backup e di un nuovo sistema per gestire le informazioni. Allora, per poter rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto capire che realtà siamo. La nostra realtà è un gruppo multinazionale worldwide che copre tutti i continenti, partendo dall'America, arrivando in Europa per andare in Asia. E da qui la necessità di avere il dato ovunque, dovunque. In particolare il dato visto in tre dimensioni. La dimensione tempo, quindi tutte le ore del giorno. La dimensione spazio, ovunque le persone si trovano. Ma anche la dimensione strumenti, perché deve essere leggibile in tutti gli strumenti a nostra disposizione. Parliamo di un smartphone, parliamo di un tablet e parliamo di un semplice PC. Da qui è nata proprio l'esigenza di andare a ristrutturare e a standardizzare il nostro sistema di backup, che era il primo passo, il passo principale che ci ha portato e ci porterà a soddisfare questa esigenza: il dato ovunque e sempre. Come si interseca quindi questo vostro cammino con quello di Vim e quali ritorni principali? Siamo partiti con dei progetti pilota sulle nostre sedi remote attraverso il cambiamento del sistema di backup, da backup a nastro a backup utilizzando il software Vim. Questo ci ha portato a un grosso ritorno, non parlo di economico, ma proprio un grosso ritorno sullo strumento. E la parola principale di questo ritorno è stato semplificazione e standardizzazione. Semplificazione in quanto non solo di utilizzo dello strumento, ma anche delle proprie attività rutinarie che le persone IT facevano, che sono state proprio abolite. Possiamo citare come esempio il discorso del cambio cassetta e questo non solo, ma ci ha portato anche ad avere uno strumento che ci permettesse di soddisfare le esigenze proprio continue del business e in modo tempestivo. Quanto è stato importante il ruolo di un partner o di un sistema integrator che vi ha aiutato in questo progetto? Allora, sicuramente il ruolo di un partner è stato fondamentale non solo nella scelta della tecnologia, ma anche nella proprio seguirci in questa implementazione del progetto, partendo dalla parte di analisi, dalla parte di POC fatta sulle sedi remote e tuttora dalla parte proprio di installazione presso tutte le nostre sedi worldwide. E chi è il partner che vi ha seguito? Ci ha seguito Project Informatica di Stezzano, con cui operiamo da diversi anni, non solo in questo progetto, ma proprio attraverso un contratto di outsourcing che ci sta portando a una vera e propria partnership tra noi, cliente finale e il provider.